Ed eccoci qua ragazzi, bentornati sul mio canale. Qui è sempre Uchiha Gamer che vi parla e siamo tornati su The Legend of Dragoon. Allora, siamo qui alla baia di Illisa, in quanto ci siamo ricongiunti con il gruppo. E qui abbiamo il nostro primo scontro di giornata. Dobbiamo andare verso l'isola prigione, mi pare, se si chiami. Allora, vai. Zero. Oh. Vabbè, fuggiamo, va. E gli facciamo solo zero. Allora. Entra. Ok, allora. Oui. Cos'è stato quel rumore? Viene da là. Ci deve essere qualcosa laggiù. Non è solo qualcosa. Allora le voci che parlano del drago marino sono fondate. Questo è il grido del drago. Non posso biasimarti se sei spaventata. Io? Non sono spaventata. Cosa vuoi che siano un paio di draghi? Dobbiamo cercare un sistema per andare all'isola prigione. Ecco, vedi che mi ricordavo? Ci deve essere una ragione se l'acqua non rifluisce. Di là non si può andare. Magari. Allora vediamo di qua. Il sindaco e gli altri sono presi da un gioco che si fa in tre. Mi hanno lasciato fuori, perciò sto qua a prendere il sole. Minchia, contento tu, fratello. Vediamo qua. Che brava donna la mamma di Pete. Ha perso il marito. Ha preso il marito marinaio quando Pete era piccolo. Ma si è rimboccata le mani. Ah, vedi, ha perso il marito quando. Il marito marinaio quando Pete era ancora era piccolo. Ma si è rimboccata le maniche e ha allevato Pete da sola. Eppure il destino ha voluto che la poveretta si ammalasse. E Pete deve prendersi cura di lei. Dobbiamo portarla a Fueno
Alle terme della clinica la cureranno meglio. La clinica è famosa per le sue acque miracolose. Ho sempre voluto andarci, ma non ne ho mai avuto la possibilità. Pare che funzioni. Un mio vicino di casa ci è andato per curarsi il mal di schiena. Hai capito? Quindi. Ok, qua. Eccolo là il sindaco, guarda. Scusa, ma sono impegnato in una faccenda. Ecco il fatto. Voilà! Ecco, dannazione ancora! Bene, un ottimo vino. Facciamo una pausa. Che cosa volete? Vogliamo andare all'isola prigione, ma non possiamo partire a causa della marea. Ci chiedevamo se esiste un altro sistema per andarci. Avete detto l'isola prigione? Dite sul serio? Avete deciso di suicidarvi? Parliamo sul serio e non vogliamo suicidarci. Sai che è una vera impresa arrivare là, giovanotto? E perché poi cacciarsi in una situazione rischiosa? Ma vogliamo trovare il mostro. Volete trovare il mostro? Sembrate parlare seriamente. Dall'aspetto si direbbe che siete dei guerrieri, o mi sbaglio? Ho capito, vi dico una cosa. Ma dipenderà da voi ri se riuscire a sopravvivere sull'isola. Ho chiuso la strada per l'isola prigione dopo che abbiamo avuto il problema del mostro. E perché non avete chiuso l'intera grotta? È veramente pericolosa. In quel modo, come avremmo potuto arrivare a Fueno? Proprio per questo ho chiuso solo la strada per l'isola, per l'isola prigione. Devo farle una domanda. Come fate a controllare le maree? È un vero mistero per me. Oh, nessun mistero. È bastato chiudere il cancello sul mare quando la marea era al massimo. Da quel momento, anche se la marea scende, il livello dell'acqua interna non cala. Oh, semplice e ingegnoso. Pensate che avrei mai potuto creare qualcosa di complicato? Ehi, aprite la porta con il congegno. Subito! Cioè, potevamo chiedere a lui di farlo. Per entrare nella caverna andate sul lato destro della casa. Di Pete, girate la valvola e la porta si aprirà. A quel punto potrete raggiungere l'isola prigione. Perfetto. Grazie.
Andiamo a casa di Pepe. Eccoci. Là là, quanta roba qua. Però non possiamo portare altri oggetti, mannaggia, siamo pieni. Girando la valvola, la porta dovrebbe aprirsi. Ok, possiamo andare all'isola prigione. E via. Ok, no, ho sbagliato. Vai al molo. E ora possiamo andare alla grotta. Aspetta però, fammi salvare, che non si sa mai. Non posso portare altri oggetti. Di qua o di là? Ah, di qua. Ok. Oh, guarda, un bel 3 contro 3 ci mancava. Giustamente attaccano prima loro, no? Vai, Rose. Che cacchio. Ok. Troppo presto.
Questo perché lo fai in automatico. Cavolo, quello c'ha la corazza dura, eh. Niente, eh? Come recupero PF? Che è sta roba? Ok. Evocazione divina. Danza macabra. 92. Ok. Mamma mia che tosto. Vediamo un po'. Perché qua non posso andare avanti? Non è di qua? Aspetta, va che faccio così che... evito... qua non è... come faccio ad andare di là? Ho trovato una corona. E giusto qua. Ad ogni si accumulano PS. Però lei non ce l'ha, perché mi sa che quello è per... ah no, eccolo, ah no, per il capo, no. È qua per... Allora, vediamo. Come cazzo? Pita si va di là, perché non mi ci fa andare lassù. Prendi, evocazione divina. Danza macabra. Infierire. Ok, fuori uno. Schermo attacco F. Evocazione
vocazione divina. Ok. Mancato. Infierire. Vai Dart, tocca a te. Cavolo di schema, che se non attacca lui fa un bagno. Però ancora schermo d'attacco F. Senti, ma eru tu cazzo, ciao. Allora, qua giù. Oh, finalmente vai. E andiamo di qua. Ora qua abbiamo questa parte. Ok. Palla d'attacco. Ok, molto bene ragazzi, io direi che per oggi possa essere tutto. La prossima volta ripartiremo da qui. Io come sempre vi invito a lasciare un bel like, a commentare, condividere, iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. E alla prossima, ciao belli.